tutto confermato dal nostro accesso agli atti, dall'accesso agli atti del Partito Democratico, ci risponde il Servizio Politiche Sportive e ci dice chiaramente che l'ARIC non aveva alcuna competenza a procedere all'aggiudicazione per 4 mesi. Nero su bianco questo, e quindi questo significa che non verrà sottoscritta alcuna convenzione. Dobbiamo pensare che sarà così, a meno che la Regione Abruzzo, il Presidente Marsiglio e il Presidente Sospiri non trovino un kamikaze amministrativo disposto a farlo. Ci risponde sempre il dirigente che in questo momento non c'è alcun tipo di convenzione sottoscritta, specifichiamo che le Naiadi sono regionali e non sono dell'ARIC, e poi va avanti. Gli atti ci confermano invece che della lettera di invito che c'è stata nei confronti di Club Acquatico, questo club gestirà le Naiadi non solo non versando alcun corrispettivo nei confronti della Regione Abruzzo, specifichiamo che era 50.000 euro l'anno il corrispettivo invece del bando ventennale, ma ci dicono anche che tutte quante le spese di luce, acqua e gas saranno a carico della Regione Abruzzo. Questo aspetto sconcertante si lega all'individuazione di un unico soggetto, Club Acquatico, avvenuto sulla base di una lettera arrivata oltre il termine del 31 luglio alle ore 12, con la quale si diceva siamo interessati ad una proroga di quel termine, non alla presentazione della domanda. Tutti questi dubbi ci spingono a dire che, a differenza di quello che dicono Marsiglio e Sospiri, le Naiadi sono chiuse e siamo al 13 di settembre, e che a nostro avviso prima del 18 di settembre, data in cui scadrà invece il termine per la presentazione del bando ventennale, non ci sarà alcuna novità per Pescara. Questo nel frattempo vede gli atleti pescaresi a spostarsi altrove, dove diciamo le condizioni sono molto più onerose e pesanti, perché si chiedono diciamo affitti annuali di quelle piscine. Molti non si possono allenare, la stessa cosa vale per i non agonisti, e poi ci sono i dipendenti che ancora aspettano di essere chiamati.